Siamo qui con Giancarlo Meschi, presidente della Nuova Finarte. Buongiorno, dottor Meschi. Chi sono i soci della Nuova Finarte e come intendete rilanciare il brand? I soci della Nuova Finarte sono Attilio Meoli, che era direttore finanziario di Finarte, ha avuto un paio di decenni in Finarte negli 80-90, all'epoca di Porro e Francesco Micheli, e poi ne era uscito, avevamo fatto delle attività assieme. A marzo dell'anno scorso mi ha informato del fatto che il marchio Finarte era sul mercato. Abbiamo messo in piedi quindi una piccola cordata, io, Attilio, Rolando Polli, che era capo europeo di McKinsey per il banking, con cui avevamo fatto un po' di investimenti tempo addietro e abbiamo condiviso qualche iniziativa, Diego Piacentini, che era stato mio collega in Apple, io ero stato amministratore di Apple per 10 anni negli anni 90 e adesso è il numero 2 di Amazon, più Simona Valsecchi, che è un'amica commercialista, fiscalista, e Marco Faieta, che è un amico ingegnere, viene dai grandi commessi, viene da un mondo completamente diverso. Assieme abbiamo pensato di esaminare la possibilità di un business plan che rilanciasse Finarte. Abbiamo identificato l'esistenza di una parte di una quota di mercato, di un mercato non particolarmente servito in Italia, che è il mercato diverso da quello delle due grandissime che coprono forse 10-12 artisti italiani e basta, e diverso anche da quello delle 15-20 case d'asta italiane, tra l'altro nessuna a Milano, nessuna a Roma, che servono il mercato, ma con caratteristiche da piccola impresa, non da iniziativa imprenditoriale. Abbiamo identificato l'esistenza di questo marchio, ci stiamo strutturando, abbiamo quindi l'intenzione di rilanciare questo canale per l'arte italiana, utilizzando in maniera innovativa, il più innovativa possibile, le tecnologie date dal web. Evidentemente saremo presenti su tutti i canali di cataloghi digitalizzati, e qui non è neanche molto innovativo, Artprice e Artnet sono ormai tradizionali, e stiamo identificando delle piattaforme di bidding online. Saremo quindi orientati a fare le aste in sala, ma con possibilità di offerta online. L'asta online tradizionale la stiamo osservando. Ci sembra, come quasi tutti gli altri operatori, non sia ancora matura per il mercato di qualità, e quindi la seguiamo, pronti a salirci a bordo utilizzando le tecnologie più di frontiera il giorno in cui il mercato sarà pronto. Ecco, qual è il segmento su cui vi focalizzerete in particolare? Diceva prima che avete individuato una nicchia non perfettamente coperta, di quali? Più che una nicchia, una fascia, diciamo. L'arte, cioè noi vogliamo essere il canale per l'arte italiana storicizzata, quindi dal 200-300 ad oggi, con opere forse in questo momento un po' neglette dal mercato, che ricorre i nomi, cioè noi vorremmo poter servire i collezionisti che amano le opere d'arte,
non in quanto hanno fatto più 30 l'anno scorso, ma perché ne riconosco il valore artistico. Quando sarà la prima asta del nuovo corso di Finarte? Avremo un'asta nella tornata autunnale, nella seconda metà di ottobre, e sarà di nuovo una, come dicevo, un'asta che coprirà con un numero non altissimo di lotti qualificati, ma molto qualificati, tutto l'excursus dell'arte italiana, 6-7 secoli di arte italiana. Poi avremo, stiamo pensando di aggiungere un segmento più caratterizzato di fotografia, perché riteniamo che sia anche questa un'arte non molto seguita dal canale in questo momento. Grazie. Prego.